Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Oggi siamo qui in un nuovo video e siamo con la review di Our Thoughts, recensione che è stata stravotata da tutti sui miei social, quindi ho deciso di portarvela. Come sapete l'ho trovato dal Thoughts garantito Ligan. Ora sono sul secondo profilo perché mi trovo qui per registrare, quindi queste non sono le stats del mio, però sono giusto a scopo illustrativo queste qui. Io l'ho provato per 11 partite in Rivals e per 4-5 amichevoli. Devo dire che mi è piaciuto, però secondo me nel modulo che lo uso io non va bene, poi vi spiegherò anche il perché. Allora, partiamo col dire che abbiamo un COC, la carta COCCC, Warcraft alto normale, 1,75 m, quindi un centrocampista offensivo. Piede preferito il destro, mossa abilità 4, 3 piede debole, che questo 3 piede debole fa in modo che lui non possa, secondo me, giocare COC. Quindi questo è già una piccola pecca, perché per la carta che ha COC, secondo me, se aveva quel 4-5 piede debole, poteva dare filo da torcia alle carte che ci sono attualmente in giro. Comunque, andando poi a vedere le stats nel dettaglio, abbiamo un 92 di velocità con 90 di accelerazione e 92 di velocità scatto, quindi velocità ottima. Sia se deve fare il mediano, sia la mezzala, sia il COC per chi lo vuole provare. Tiro top, tranne la potenza tiro che è un po' scadente. Infatti non dico né che sia un contro né che sia un pro, però ci sono quelle volte in cui fa il tiro dalla distanza e si vede che tira proprio delle ciabattate, no? Molto lente. Comunque, posizionamento attacco 97, finalizzazione 94, tiro dalla distanza 91, tiri al volo 87, rigori 80. Quindi valori di tiro siamo più o meno nella norma. Passaggi top, ragazzi, non ne sbaglia uno. Una visione 99 con cross 81, 99 di passaggio corto, 95 di lungo, unito anche al 93 di effetto, quindi, come vi dico sempre in ogni video, secondo me più è alto il valore dell'effetto è ancora più preciso nei passaggi, quindi tende a sbagliarli di meno. E questo qui non ne sbaglia uno, vi dico che non ne ha sbagliato uno. Se li sbaglia è perché voi la passate sulla linea di passaggio dove c'è il difensore, altrimenti raga non ne sbaglia uno, sempre in testa o sui piedi la mette. Agilità clamorosa, 1,75 m di player con agilità 95, equilibrio 96, reattività 93, controllo palla 99. Dribbling 99, freddezza 96. Il dribbling, raga, è una cosa impressionante. Sono rimasto stupito quando l'ho visto palla al piede muoversi solo con analogico, quindi solo a movimenti di corpo. È devastante. I doppi passi, l'L2L, fa tutto in modo top. Palla attaccata al piede. Ovviamente questa agilità è top, però dobbiamo stare anche attenti perché abbiamo di contro un 77 di forza, unito anche alla sua altezza e al suo body type. Se va in contrasto fisico con qualcuno, nonostante abbia anche equilibrio 96, tende a perderli perché è piccoletto, quindi è normale. Valori difensivi, nella norma abbiamo tutto sopra l'80 quasi, tranne scivolata e precisione a testa, però con ombra andiamo a modificarli il tutto, quindi potete anche provarlo CDC. Come valore fisico abbiamo 78 di elevazione, 99 di resistenza che è ottimo, 77 di forza e 88 di aggressività che si avvicina al dato che a me piace, ovvero il 90. Come caratteristica abbiamo tiro di precisione, infatti tiri a giro ragazzi li fa benissimo, classe, regista, tiro di esterno e vibratore tecnico. Allora, venendo alla fine di questo video, no, alle valutazioni di questa carta, vi pro e contro. Allora, come pro vi metto assolutamente velocità, tiro in generale, come contro la potenza tiro, perché ci sono delle volte che fate il tiro a giro, sì, ve lo fa preciso, ma ve lo fa veramente piano, non so perché. Invece altre volte vi tira delle saette che ovviamente solo il gioco può spiegarci questa meccanica. Passaggi, un pro clamoroso, stessa cosa l'agilità. Di contro abbiamo la forza, il trepiede debole, perché essendo un centrocampista offensivo, se avesse 4 secondo me è meglio, anche perché un altro contro è quello che secondo me da CDC non può essere usato, a meno che non gli affiancate per esempio un Vieira o un De Jong. Secondo me con quei due rende benissimo. Io ovviamente l'ho provato con Gullit, però Gullit ha lo stesso work rate suo, quindi tutte e due salivano, e con Gullit ovviamente lui è sparito, quindi io l'ho testato veramente poco. L'ho provato invece con De Jong, spariva in certe partite, però in fase realizzativa, se tirava col suo piede non ce n'era per nessuno, quando andava sul mancino tendeva a sbagliare troppo, e io, sapete, preferisco sempre avere un CDC che possa tirare almeno decentemente con tutti e due i piedi. Ora Gullit, vabbè, è il top, però Gullit affiancato a De Jong va benissimo. Ma stessa cosa Firmino, io Firmino lo tenevo affiancato a Vieira o a De Jong e mi trovavo benissimo, anche perché Firmino aveva 4 piedi deboli e aveva un tiro clamoroso.
Quindi io ho uno stile di gioco particolare. Secondo me questa carta va utilizzata per essere sfruttata al meglio come mezzala nel 4-1-2-1-2. Altrimenti potete, ripeto, provarla anche nel 4-4-2 o in altri moduli, però mi raccomando, dovete affiancarli uno che abbia normale alto di work rate e grosso fisicamente, perché altrimenti andrete a soffrire troppo in fase difensiva. Per il resto, mi sono dimenticato anche di dirvi che con L2 non è lento. Quindi anche in fase difensiva non è lento, ovviamente non ha molta CPU come CDC puri, come altre carte, però la gamba la mette, difensivamente il suo lo fa, calcolando che è una carta più offensiva, quindi non mi ha deluso per questo, quindi anche a livello difensivo tanta roba. Voto finale di questa carta, gli do 7,5, semplicemente perché ripeto, l'ho provato forse nella maniera sbagliata, però ovviamente ognuno ha le sue idee, ognuno ha il suo modo di giocare, però essendo non scambiabile, l'ho provato e mi ci sono trovato anche bene, cioè il suo lo fa, passaggi ottimo, visione ottima, tiro buono, difensivamente da una mano a Gullit, quindi mi ci sono trovato bene, però secondo me per sfruttarlo al meglio o lo mettete a fianco, come detto prima, a un CDC puro, altrimenti mezzala renderebbe da Dio, secondo me, perché è veramente forte. L'agilità mi ha stupito, raga, l'agilità è stata qualcosa che ancora adesso, se ci penso, è clamorosa. Ha dei movimenti di corpo impressionanti. Non stiamo parlando dello stesso award dell'anno scorso, Tots, ma siamo sulla retta via. Quindi se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci si becca al prossimo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti i vostri feedback su questa carta se l'avete provata. Passate dal link in descrizione. Un saluto da Gera, ciao!